Questa è la miglior Telecaster che io abbia mai provato fino ad oggi. Sigla. Buongiorno amici e benvenuti, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi vi parlo di un'altra Telecaster. Qualcuno di voi sicuramente avrà da dire: ancora un'altra Telecaster. Ne provo tante perché mi piacciono, perché ve le voglio far vedere, perché ce ne sono tante. E quindi oggi però vi ho portato questa Telecaster che a mio parere è la miglior Telecaster che io abbia mai provato in tutti questi anni. Prima di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e non dimenticate la campanellina. Tutto questo a voi non costa assolutamente nulla, è completamente gratuito, ma dà la possibilità a questo canale di crescere e portarvi qui al B&M Blues altri strumenti musicali e grandi novità sul mondo della musica. Ora però parliamo proprio di questo bel giocattolino. È una Schecter della famiglia Diamond, come potete vedere bianca, battipenna panna, triplo strato, configurazione classica di una Telecaster, quindi due single coil, volume, tono e selettore a tre posizioni. Il manico è a C in acero tostato. Meccaniche autobloccanti. Qualcuno potrebbe dire: ma col ponte fisso che te ne fai? Non è proprio così. Le meccaniche autobloccanti non servono solo a mantenere una buona accordatura, ma anche quando cambiate le corde, la facilità di cambiare le corde su delle meccaniche autobloccanti non ha uguali con nessun altro tipo di meccanica. Quindi se volete fare un buon investimento sulla vostra chitarra, io vi consiglio le meccaniche autobloccanti. Sono veramente super comode e quando appunto cambiate le corde della vostra chitarra non c'è bisogno che fate 3000 giri sulle chiavette. Basta inserirla, tagliare, girare, bloccare. Fine della musica. Ora andiamo a sentire però questa meravigliosa chitarra, questa fantastica Telecaster famiglia chiaramente Schecter, e utilizzerò praticamente microfono, uno Shure che andrà direttamente nell'impianto, e il mio ormai fedelissimo Epiphone 5 watt valvolare. Nulla di più, qua è tutto analogico, anche se il digitale sarebbe molto più comodo per fare video, ma io preferisco l'analogico. Andiamola a sentire, vi farò sentire un po' di suoni clean e poi andremo a sentire il suo suono un po' più crunch, quello vero da bluesman. Thank you.
che questa chitarra è veramente fantastica. Chiaramente, come al solito, io in descrizione vi metto tutta la sua scheda, delle sue caratteristiche, che parla dettagliatamente di questa chitarra, quindi la lunghezza della tastiera, i tasti, il manico che è a C, come vi ho già detto, il tipo di legni, eccetera, verranno messi appunto lì in descrizione, così potete leggere dettagliatamente questa chitarra. Vi metterò anche, chiaramente, come al solito, il sito link di Andrea, il negozio Firebird strumenti musicali, dove questa chitarra è in vendita col prezzo, eccetera. Se qualcuno è interessato, chiaramente basta che va direttamente sul link in descrizione, vi porta al suo sito, chiaramente shop online, e Andrea ve la spedisce a casa, spese di spedizioni chiaramente comprese, setup della chitarra compreso nel prezzo. Se poi volete qualcosa di particolare sulla chitarra, quindi il tipo di altezza della Action, basta che glielo scrivete via mail, Andrea ve la sistema su misura. Bene amici, lo so, è un'altra Telecaster, ma io amo le Telecaster, e questa Telecaster a parer mio è una delle migliori Telecaster che io abbia provato in tutti questi anni. Bene, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo un bel like, scrivetemi pure nei commenti le vostri pareri. Io invece vi aspetto giovedì prossimo per un altro video, un'altra recensione, e mi raccomando, non perdetevi le interviste su Ticket to Ride. Amici, lunga vita al blues, buon pomeriggio.